La situazione qui in Via Ortolongo non è delle più semplici. Voi cosa state facendo per risolvere la situazione? Intanto ringraziamo che ci sono peggio, situazioni peggiori di queste e Battipaglia e Sele ci sta raccontando in questi giorni. Attualmente stiamo ringraziando il cielo, stiamo iniziando a fare la fase di ripristino delle abitazioni perché abbiamo avuto con questa piena del fiume molti problemi per quanto riguarda gli allagamenti nelle abitazioni. Purtroppo attualmente siamo impossibilitati dalle abitazioni che sono praticamente circondate da zone agricole perché con le nostre pompe sommerse, anche se ci mettiamo lì, però purtroppo abbiamo un ritorno d'acqua e non possiamo. E sicuramente se non piove il tempo ci aiuta, tra 4-5 giorni per le situazioni più gravi possiamo ripristinare effettivamente al 100% tutte le situazioni. Ci dica, qual è la situazione attuale? Sì, sono state allagate fino a dentro le case, è arrivata l'acqua questa volta. Siamo stati abbandonati da tutto, nonostante tante promesse di pulire i fossi, di fare. Però fino ad oggi non abbiamo visto ancora niente. Nessun intervento, nemmeno dai corpi della protezione Sì, civile? è passata la protezione civile, però non è che si è visto molto, almeno qua da noi, giù non lo so. Questa è la prima volta che succede un disastro di No, questo tipo? già 3-4 anni fa è successo. Come questa proprio. Le altre volte diciamo, ci siamo allagati, però dentro le case no, Quindi stavolta stavolta è stata molto 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 peggio. di più. Cioè, dentro abbiamo dovuto smontare pure i mobili perché è arrivato proprio all'interno. Addirittura, quindi cioè, state vivendo all'interno ma con molti disagi. Abbiamo alzato i mobili, dormiamo, cioè, solo io dormo in casa mia, la mia famiglia dorme di qua, da mia mamma. L'azione qui non è delle più semplici, soprattutto per quello che si è venuto a creare. Lei cosa ci dice in proposito? Io abito qua nella zona di Ortolonga e ogni anno, appena viene un po' di temporale, succede questo. Però se succede questo, la colpa non è della natura, è colpa degli uomini, di chi ha gestito per tanti anni, diciamo, i bacini, le competenze delle pulizie che non sono state mai fatte. Ma com'è possibile che 30-40 anni fa, no, con gli uomini della provincia, con palo e pico e piccole attrezzature, dragavano i fiumi? Ora questi fiumi non si dragano più che ci stanno mezzo e quant'altro. Quindi a questo punto noi non possiamo più andare avanti in questo modo. Diciamo perché noi viviamo di agricoltura, abbiamo radici profonde in questa zona e quindi a un certo punto aspettiamo mesi e mesi, tanti stenti, tanti soldi spesi, poi alla fine viene una rottura dell'argine, un po' di temporale e andiamo in mezzo alla strada. Se noi dobbiamo andare alla chiesa di Pompei a chiedere l'elemosina ci sta anche bene. Però devono, se noi facciamo un sollecito tramite la televisione, un sollecito affinché tutte le autorità competenti di bacino e quant'altro si mettono in moto per dragare questi fiumi una volta per sempre, perché sono 40 anni che non si dragano e stiamo in uno stato di fatiscenza, di degradazione, comunque stiamo in uno stato pietoso. Mo' gli ortolonghesi, quelli che stanno facendo, si stanno asciugando le lacrime per i danni riportati. E nessuno ce li dà questi danni, quindi io faccio un sollecito corale, io a nome mio e tutti i cittadini di Ortolonga, affinché si faccia qualcosa per il dragaggio di questo fiume. Ci sono stati i soccorsi della Protezione Civile? A noi non ci ha aiutato nessuno qua, abbiamo dovuto affittare il trattore per tirare l'acqua fuori dalla serra e quindi noi cambiamo con terreno, la casa proprio inondata, abbiamo una cucina per tutti i giorni, è tutta bagnata, abbiamo dovuto buttare tutte le cose fuori, ma questa non è la prima volta, questa è la terza volta, casi non prendono provvedimenti siamo rovinati e quindi nessuno ci aiuta, è passata Protezione Civile, anzi con tutto ciò noi abbiamo messo le macchine di qua e di là perché la strada era piena, quando loro passavano entrava dentro l'acqua, loro sapete che hanno fatto? Hanno spostato i mezzi che hanno passato. Ci abbiamo spostato per far passare loro, tra protezione civile, i vigili urbani, ma pure i pompieri, non ci hanno dato nessuno. Solo doveri ma diritti? No, nessuno. Quando arriva che sta a pagare, quando arriva che l'hanno pagato, quando arriva che l'hanno pagato, però a ciò non c'è avuto nessuno qua. Ci abbandonano proprio. Come vuoi, sai come si dice? O è chi passa, noi chi passa automaticamente.